ciao e bentornati per un nuovo video. Oggi parliamo di pennelli. Non come scegliere pennelli, perché questo è un'altra cosa che ti vorrei dire, ma in un altro video, perché ho fatto delle scoperte su alcuni tipi di pennelli che mi piacciono molto e che costano poco. Ma come lavare i pennelli? Lavare i pennelli è sempre una cosa noiosa, un po' sempre lunghetta, bisogna aspettare che si asciugano. E allora io ultimamente ho scoperto un metodo che è molto veloce, che è molto pratico, molto easy, è molto low cost e che pulisce a fondo i pennelli. Con questo metodo veloce puoi lavare pennelli del tipo, diciamo, tipo cipria, tipo fard, che sono molto compatti ma con delle setole molto lunghe, così come puoi lavare questi piccoli che sono sempre compatti ma hanno le setole corte e fitte. Questi per esempio sono dei pennelli molto molto fitti e anche con questo metodo si puliscono in profondità. E allora ti lascio al video e poi ci ritroviamo dopo. Ciao! Eccoci in bagno pronti per pulire i pennelli. Io mi fornisco di un sapone e di questo dischetto di silicone che serve proprio a pulire i pennelli. Prendo il mio primo pennello che è sporco di correttore, quindi molto oleoso e molto intriso proprio di questa crema oleosa che è il correttore. Lo spalmo un po' sul sapone in modo da farlo prendere bene il sapone nelle setole e dopodiché lo strofino in questo dischetto di silicone che ha dei violini in silicone abbastanza alti, così da penetrare fino alla radice delle setole del pennello. Faccio così per un paio di secondi, dopodiché lo sciacquo. Quando lo sciacquo, apro bene le setole in modo da sciacquarle fino in fondo e lo strizzo. Come vedete, il pennello è risultato ed è ritornato di nuovo bianco, non soltanto in superficie, ma anche proprio all'interno delle setole. Faccio la stessa cosa con un altro pennellino un pochino più piccolo, ma sempre denso e compatto, e quindi lo strofino nelle setole, sia quelle grandi che quelle più sottili, anche se queste setole non sono proprio cortissime. Lo sciacquo, lo strizzo e come vedete è venuto sempre molto molto pulito. Faccio la stessa cosa con il pennello da cipria, che ha delle setole molto più lunghe. Lo strofino nel sapone e poi do una bella passata nel dischetto in silicone, aprendo bene le setole così da fare penetrare il sapone fino all'interno. Quindi faccio sempre lo stesso passaggio per ogni pennello, magari do un'attenzione differente. In questo caso, visto che le setole sono molto lunghe, faccio attenzione ad aprirle bene bene per far penetrare, per far sciacquare fino all'interno, e anche questo è venuto molto molto pulito. L'ultimo è questo piccolo che ha delle setole corte, quindi questa volta mi concentrerò a strofinare il pennello dove i piolini di silicone sono più piccolini, in modo proprio da essere più attenzionato. Faccio la stessa cosa, vedete, al centro i piolini sono più piccolini, quindi è più dedicato, ma passo anche un po' lateralmente. Anche questo è venuto molto molto pulito. Questo dura veramente un paio di minuti. Dopodiché prendo questi pennelli e li inserisco da sotto verso sopra. Io vi consiglio di fare questa operazione prima di montare questo strumento, che poi vi mostro più da vicino. Comunque, io inserisco i pennelli piccoli negli spazi piccoli, i pennelli grandi negli spazi grandi. Vedete che traballa un po', giusto perché è meglio farlo prima di montarlo. Dopo che ho finito di inserire i miei pennelli, che vanno rigorosamente a testa in giù, così che l'acqua possa scivolare sotto e non si possa inserire alla base delle setole, posiziono il mio attrezzo fuori all'aria aperta. Come avrai visto dal video, io uso un sapone classico, diciamo, voi potete scegliere quello che volete, che io ripongo in questo contenitore che uso solo per i pennelli.
dopo aver pulito i pennelli lo pulisco perché comunque lascia nel sapone dei residui oleosi, ovviamente, soprattutto per il correttore, per i pennelli magari da fondotinta, eccetera. Quindi lavo bene bene il sapone, lo lascio asciugare e poi lo chiudo per il prossimo uso. E questo dura un'infinità di tempo. L'altro attrezzo che mi avete visto usare è questa semplicissima, non so come chiamarla, ha le ventose sotto in modo che si attaccano al lavandino e qui sopra ha dei pirullini di silicone, alcuni più grossi e più alti, alcuni invece più sottili e più, più bassi. Questi io li uso per i pennellini piccoli e invece questi li uso per andare più in profondità per i pennelli che hanno le setole più lunghe. Non ricordo assolutamente dove io lo abbia comprato, però se trovo qualche link che ti può aiutare lo metto sotto in descrizione, nella descrizione del video, tu guarda sotto. Un altro invece che lo ritengo veramente comodissimo è questo. Questo si monta in questo modo. Intanto si agganciano queste due che fanno la X per poi metterle qui dietro, vedi? Si agganciano. Allora, questo in genere molte persone pensano che gli arrivi sbagliato perché arriva con una patina adesiva color legno. Allora le persone dicono: mi avete sbagliato, mi avete mandato l'articolo sbagliato. No, è una patina protettiva che si deve spellare proprio e non so se ce ne sono di diversi colori, io l'ho scelto nero. Questo ha tutti questi strati di gommosi che da dove entra il pennello di tutte le misure, quindi voi potete scegliere di mettere i pennellini piccoli in quelli più piccoli e quelli più grandi. Un consiglio che vi posso dare è quello di inserire i pennelli prima di mettere la base, giusto per comodità perché vi viene molto meglio, e poi inserire la base. E questo vi dà la possibilità di far asciugare i pennelli all'aria sotto sopra a testa in giù, in modo che i residui di acqua non vadano nella base del pennello e non si rischi che si scollano. E io lo ritengo un metodo veloce, pratico. Questo costa davvero 2 lire, penso di averlo preso su Amazon tanto tempo fa. Vi metto sempre il link. Dipende da quanti pennelli avete da lavare, però io penso che in un quarto d'ora avete già fatto tutto. Pulito, strizzato, inserito e messo fuori al sole. Spero di avervi dato uno spunto in più per lavare i pennelli in maniera veloce, pratica ed efficace, perché comunque si puliscono a fondo. Fatemi sapere invece come pulite i pennelli voi, finora come li avete puliti, se siete più soddisfatti del vostro metodo di pulizia o se volete provare questo. Io ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine e ci vediamo al prossimo video.